Grande sindaco di Verona e segretario del Veneto, Flavio Tosi! Ciao, ciao a tutti. Io vi dirò che rispetto ai provvedimenti svuota carceri, amnistia o indulto che siano, io mi sono andato a guardare i dati della mia città e, come si diceva, del nostro Veneto, per capire le conseguenze di quei provvedimenti. Nella nostra regione la metà di chi sta in galera uscirà a seguito di quei provvedimenti. Nella mia città più della metà di chi sta in carcere uscirà a seguito di quei provvedimenti. E vorrà dire che noi sindaci, che dobbiamo cercare di garantire la sicurezza dei cittadini, le forze dell'ordine che sono anche qui, che lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini, sarà tutto lavoro fatto per nulla, perché ci sarà qualcuno che manda a piede libero dei delinquenti. Perché in un paese normale tu mandi a piede libero le persone che se lo meritano, non le persone che sono troppe in carcere, che è un criterio che non esiste da nessuna parte. E ci sono sindaci di sinistra, il sindaco di Padova, il sindaco di Padova, che è un sindaco di centrosinistra, ieri ha dichiarato no, ma quella signora lì può andare in un'altra piazza, si organizza una sua manifestazione e la vanno ad ascoltare quelli che ritengono. Dicevo, ci sono sindaci di centro-sinistra, io non so se perché vanno verso la campagna elettorale, allora si sono stati folgorati sulla via di Damasco, perché in genere quello è il motivo, perché il sindaco di Padova che va a votare fra 6 mesi, ieri centrosinistra ha dichiarato che l'amnistia e l'indulto sono dei provvedimenti sbagliati. Ci sono magistrati di sinistra che dichiarano che l'amnistia e l'indulto non servono a niente, in quanto magistrati sanno che li vedono entrare, poi li vedono uscire, poi li vedranno rientrare. L'unica differenza è che prima di rientrare avranno commesso altri crimini, perché quello che lo pagheremo noi tutti, il prezzo, è che questa gente andrà nelle nostre case, nelle nostre strade, a commettere altri crimini per poi ritornare in carcere. E l'errore di questo provvedimento lo pagheremo noi tutti. In una situazione insostenibile, perché ci sono dei ministri come la signora Chieng, che vedo che è presente in questa manifestazione su qualche cartello, ci sono dei ministri che, siccome sono ministri che dovrebbero rappresentare questo Paese, anche perché l'autostipendio glielo paga questo Paese, glielo paghiamo noi, sono ministri che dovrebbero tutelare gli interessi di questo Paese e non di qualcun altro. E oggi l'interesse di questo Paese è che non ci sia nessun ingresso di immigrati in Italia, perché non siamo in grado di reggerlo. Nella mia città, dopo anni e anni che la popolazione, anno dopo anno, cresceva, la popolazione residente, quest'anno la popolazione con l'ultimo censimento è scesa, perché ci sono popolazioni straniere che sono tornate a lavorare nel loro paese d'origine, perché il lavoro in Italia non c'è. Non c'è per loro e non c'è neanche per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi che vanno in Germania, vanno negli Stati Uniti, vanno in Australia. Stiamo tornando ad essere un paese di emigranti, stiamo tornando a essere un paese di emigranti perché non c'è più lavoro neanche per i nostri. E allora se non c'è lavoro per i nostri non abbiamo la possibilità di accogliere nessuno, né legalmente né illegalmente. E non è un fatto di razzismo, è perché il sistema non li regge. Perché nel momento in cui non c'è casa e non c'è lavoro, dovrebbero essere mantenuti dai servizi sociali. E abbiamo i servizi sociali, abbiamo la pubblica sussistenza, abbiamo il governo, che provvedimento dopo provvedimento deve cercare i soldi per la cassa integrazione,
per gli esodati, perché non ci sono i soldi neanche per chi ne avrebbe il sacrosanto diritto, e i soldi per la cassa integrazione, per gli esodati, li pagate con le vostre tasse. E allora non è giusto che con le nostre tasche andiamo a pagare altre persone che non hanno nessuna, non avranno nessuna possibilità di trovare accoglienza in questo paese. E allora dicevo che la ministra Chieng sbaglia, perché a dare il messaggio che in Italia si arriva comunque, uno si dovrebbe domandare perché in Libano arrestano 13 cittadini libanesi che organizzavano la tratta dalla Siria all'Italia. Dalla Siria all'Italia, in mezzo di paesi europei, ce ne sono tanti altri, ma provano a farli arrivare in Italia perché hanno la netta sensazione che in Italia in qualche modo ci si arriva. E dopo succedono le tragedie di Lampedusa. La Spagna è vicinissima al Nord Africa, hanno lo stretto di Gibilterra. Perché non provano ad andare in Spagna? Perché in Spagna gli hanno fatto capire che in Spagna non ci si arriva. Gli hanno fatto capire da tutta Europa che si arriva solo in Italia. E l'Europa dell'Italia se ne sbatte i coglioni, perché poi i problemi sono nostri. E la ministra Chieng, dicevo, sbaglia, anche tecnicamente sarebbe bello che prima o poi si confrontasse con qualcuno da un punto di vista tecnico. Perché quando parla dello ius soli, lo ius soli vuol dire che quando uno nasce qua, appunto, solo per nascita ha diritto alla cittadinanza. Intanto dovrebbe andare a vedere cosa succede nel mondo occidentale, cosa succede nel resto d'Europa. In Europa non c'è nessun paese che applica lo ius soli pure semplice. La Svizzera, che è sopra la nostra testa, che è qua sopra, la Svizzera, l'immigrato di prima generazione, cittadino svizzero, non lo diventerà mai, non lo può diventare. Forse lo diventa quello di seconda e lo diventa automaticamente quello di terza, ma di prima generazione non può neanche diventare cittadino. Noi abbiamo il ministro della disintegrazione, la Baviera ha il ministro dell'identità, ha creato il ministero dell'identità per tutelare l'identità e le tradizioni bavaresi. Questo è quello che fanno i governanti seri, come fa Maroni in Lombardia, come fa Zaia in Veneto, tutelano la nostra identità, perché prima di tutto forse dovremmo ricordarci della nostra identità anziché di quella degli altri, perché siamo nel nostro paese e gli altri nel nostro paese sono ospiti. Dicevo, lui soli, c'è un problema anche di ignoranza, non offensivo, da un punto di vista tecnico, perché oggi la norma prevede che, ed è fatta in maniera, è stata costruita in maniera intelligente, appunto la norma sull'immigrazione in vigore, che è la Bossi-Fini, prevede che chi è straniero e arriva nel nostro paese da piccolo, nasce qua, quando arriva alla maggiore età automaticamente diventa cittadino italiano. E perché è previsto questo? Perché se tu introduci lo ius soli, vuol dire che tu hai due genitori stranieri che non sono cittadini italiani, che gli nasce un figlio ed è cittadino italiano. Può ricorrere il caso, perché può ricorrere, perché restano senza lavoro, perché compiono un reato, ci sono delle previsioni di legge per le quali i genitori dovrebbero tornare nel paese d'origine. E tu come fai a mandare i genitori nel paese d'origine quando hai il figlio minore che è cittadino italiano? Il figlio minore non lo puoi allontanare giustamente in quanto cittadino italiano, e la soluzione su una situazione paradossale è che dovresti fare un'immensa sanatoria di massa di tutti i genitori che hanno i figli nati in Italia. Quella è la soluzione a cui mira chi propone lo ius soli, oltre ad incentivare chi prova ad arrivare in Italia, perché comunque il messaggio sbagliato è quello di provare a far arrivare in Italia la gente. L'unica cosa giusta, lo dico io perché non lo può dire lui, perché lui ne è il protagonista, la fece Roberto Maroni quando andò da Gheddafi e si mise d'accordo e gli disse: tu fermi il flusso migratorio, noi ti garantiamo delle risorse economiche, che tanto a noi come Italia questi flussi migratori costano miliardi, perché costano miliardi la gestione di questa gente quando arriva qua. E non è questione di razzismo o di inospitalità. Io sono una città, sindaco di una città che ha il 15% di stranieri, e sono i primi che ti dicono: chi delinque deve tornarsene a casa, chi viola le regole deve tornarsene a casa. Siamo noi gli unici, gli italiani, i Mona,
che fanno venire qua la gente a fare quello che cavolo vuole, perché nei loro paesi rispettano le regole. E provate voi ad andare nei loro paesi a violare le regole, a vedere cosa succede. Del resto, l'unica missione umanitaria che ha fatto un paese europeo recentemente in Africa l'ha fatta la Francia, bombardando la Libia, grande missione umanitaria, è il paese dove c'era il benessere più diffuso. In Italia non c'era un clandestino libico, perché non c'era nessun motivo, perché stavano economicamente bene a casa loro. La Francia è andata a bombardare, ovviamente non per motivi umanitari, ma perché c'è il petrolio, e alla fine il flusso ce lo siamo cucati noi. La Francia ha chiuso le frontiere violando Schengen, ha detto ve li tenete voi perché questa è la solidarietà dell'Europa, cioè che ci teniamo tutti noi, e guai a parlare diversamente. E dopo è stata fatta la disamina delle singole posizioni, perché da sindaco appunto ci siamo incaricati come sindaci di provare a dare una mano ai profughi. Di quelli che sono entrati come profughi e che abbiamo accolto come sindaci nelle nostre città, dopo devono fare la domanda e dimostrare che sono realmente profughi. Su 100 domande, più di 80 sono state respinte, più di 80 erano immigrati clandestini e non profughi. E uno dice, bene, adesso li rimandiamo nel loro paese. No, perché sono spariti tutti. Nel momento in cui hanno fatto la domanda e sono stati accolti, ti saluto. E allora l'unica soluzione per questo paese è quella che propone la nostra forza politica: stop ai flussi migratori in entrata, stop all'immigrazione clandestina, stop a qualsiasi provvedimento che svuota le carceri e mette in libertà i delinquenti. Grazie, viva la Lega, viva Roberto Maroni!